In questo video vediamo insieme uno dei file di progetto in particolare, nella nostra app che abbiamo creato nei video precedenti, in particolare il file chiamato views.py. Allora, intanto andiamo a recuperare il nostro workspace in cui stiamo lavorando. Opla, ecco qua, la mia cartella di workspace, teniamola magari qui, in alto, via. Nel nostro workspace abbiamo il virtual environment e la cartella di progetto. Apriamo un terminale di comando, azioni, apro il terminale qui, perfetto. Ingrandiamo un po' i font, così da far vedere meglio. Attiviamo il virtual environment. Come l'ho chiamato? Django venv. Quindi source, spazio, Django venv, bin, activate, voilà. Il virtual environment è attivo, lo vediamo dal prompt a inizio riga. A questo punto rimpiccioliamo un attimo temporaneamente la finestra. Dobbiamo andare nella nostra cartella di progetto, quindi Django tutorial. Già cd, spazio, Django tutorial, per chi segue il tutorial in Linux, come nel sistema operativo che ho installato io. CD serve il comando per spostarsi nelle cartelle. Andiamo nella cartella Django Tutorial. Una volta nella cartella Django Tutorial, magari allarghiamo in orizzontale il terminale, ecco. Avviamo il server di progetto. Quindi Python manage.py Start server. Ups, ho dimenticato già il comando. Run server. Ok, perfetto. Questo messaggio è lo stesso dell'ultima volta perché rispetto ai video precedenti non ho ancora fatto nessun progresso in relazione alla parte delle migrazioni, che come già anticipato vedremo in seguito. Il server è funzionante, come sempre vediamo qua all'indirizzo, quindi è 127.0.0.1 porta 8000, che è quello di default. Andiamo ad aprire una finestra del browser per testare il nostro server. Allora, ecco qua una finestra del browser nuova, magari la rimpiccioliamo un attimino. Mettiamola, ecco così. Andiamo all'indirizzo indicato, localhost 2.8000, 8000, ho dimenticato uno 0, ecco qua, perfetto, questa è la situazione in cui siamo rimasti nei video precedenti, server funzionante, visibile anche nella pagina web. Cartella di lavoro pronta all'uso. Avevamo lanciato nel video dedicato alla creazione dell'app il comando per creare un'applicazione che abbiamo chiamato landing page. Andiamo a vedere in questa applicazione che file abbiamo. Andiamo anche ad aprire all'interno di questa cartella l'editor testuale per analizzare i file. L'ho aperto direttamente nella cartella dell'app landing page invece che in quella di progetto. Magari per completezza lo aprirò nella cartella di progetto così da aver visibili tutto il progetto in un colpo solo. Ecco qua, perfetto. Allora, dicevamo, landing page, questi sono i file che vengono generati automaticamente con la creazione dell'applicazione. Adesso pian piano li andiamo a prendere in esame uno per uno per la parte che ci interessa del tutorial. Allora, possiamo rimpicciolire un attimino questa, ingrandiamo questa finestra. Allora, vediamo se posso ingrandire un po' i font anche di Atom. Andiamo nella cartella landing page, andiamo a prendere il primo file che vediamo della nostra applicazione, sarà il file views. Ricorderete nel video precedente abbiamo parlato del flusso dei dati, quello
teorizzato, diciamo, quello che è il flusso di lavoro ideale per quanto riguarda il framework Django, ossia il Model Template View. Non a caso questo file si chiama View, richiamando esplicitamente quella parte di schema di flusso dati a cui abbiamo accennato. Le view, se ricordate da quel video, sono fondamentalmente le funzioni che hanno il compito di recuperare dal model, cioè dal modello, quindi dal database tramite un modello di dati, le informazioni che devono essere visualizzate sulla pagina. Devono poi andare a comporre la pagina utilizzando il template per poi restituirla, insomma, al client che ha fatto la richiesta. Il server deve poter chiamare quindi delle funzioni che saranno non a caso presenti in questo file chiamato views. Iniziamo quindi con il creare una funzione molto semplice, molto banale per la nostra landing page, poi nel tempo magari la faremo crescere. Il progetto crea un file che non è di partenza vuoto, ma come vedete inserisce già un import generico, diciamo uno dei più utilizzati, e poi niente, il suggerimento tramite commento di inserire le views here, cioè di iniziare a inserire tutte le funzioni qui sotto. Il commento possiamo anche cancellarlo. Allora, come prima applicazione, anche per quanto sia la cosa più banale del mondo, è anche sempre un buon punto di partenza, vediamo come fare il nostro classico Hello World nella nostra landing page o Hello, quello che è. Dobbiamo andare a realizzare una funzione e siamo in Python, quindi se avete dimestichezza con il linguaggio bene, se no vi consiglio di dare un'occhiata alla serie molto stringata di introduzione che ho fatto prima di iniziare questo video, prima di iniziare questa playlist. Dunque, le funzioni in Python si definiscono con def, parola chiave def. Def di una funzione, possiamo chiamarla come vogliamo, possiamo chiamarla landing page come per, diciamo, per omonimia con l'applicazione, possiamo chiamarla index come molti file di accesso hanno come punto di entrata, molti siti hanno come punto di entrata un file HTML chiamato index, quindi anche qui possiamo chiamarlo index per similitudine. È indifferente, potete dare alle funzioni il nome che volete, l'importante è che poi vi ricordiate il nome che gli avete dato perché dobbiamo andare a richiamarle. Quindi una volta definita una funzione, dobbiamo fargli fare qualcosa. Intanto è importante che la funzione, quando viene chiamata dal server, riceve in ingresso una serie di informazioni. Nella fattispecie riceverà in ingresso una struttura dati chiamata request. Prendetelo per buono per ora. Request è una struttura dati che contiene tutta una serie di informazioni legate al contesto, alla richiesta, eccetera, eccetera. Questa request, una volta entrata in una funzione, verrà utilizzata o non utilizzata in vari modi. Noi, per semplicità, per fare le cose per il momento più semplici possibili, non utilizzeremo nessuna informazione di quella in ingresso. Ci limiteremo a restituire noi delle informazioni. Come facciamo? In Python, quando una funzione deve restituire qualcosa, si utilizza la parola chiave return. Dopodiché dobbiamo restituire delle informazioni che devono essere tutto sommato strutturate in un certo modo. Utilizzeremo il protocollo standard di comunicazione. Per farlo abbiamo bisogno di un apposito modulo di Python che ci consente di semplificarci la vita e generare una stringa di testo che venga tradotta nel protocollo correttamente in automatico senza nessuno sforzo da parte nostra. Il modulo in questione che ci serve, che dobbiamo andare a recuperare, è il modulo HTTP response. Quindi siamo sempre in Python, per il momento lo teniamo senza cancellarlo, ma commentiamo la prima riga di import perché in questo momento non andremo a utilizzare questo modulo, ne utilizzeremo invece uno che si ottiene con from, quindi da dove andiamo a prendere il modulo? Ovviamente da Django, perché è un modulo interno di Django, punto, perché andiamo ad accedere alla lista dei sottomoduli, quindi from Django. Il sottomodulo si chiama HTTP, quello che contiene tutti i moduli di conseguenza, import,
e andiamo a prendere HTTP response. Non ho attivato l'autocompletamento per il mio editor, dopo magari mi ricorderò di farlo, che semplifica e velocizza un po' la scrittura, però per il momento diciamo che ce lo facciamo andare bene così. Quindi per il momento ho fatto un import da django.http del modulo HTTP response. Questo modulo lo andiamo a utilizzare subito qua nella nostra funzione dopo il return. Quindi HTTP response, sì, esatto. Come si utilizza? Semplicemente noi andiamo a inserire come argomento alla funzione HTTP response una stringa di testo, tra virgolette, e tra doppi apici. E questa stringa di testo verrà automaticamente convertita in un formato secondo un protocollo compatibile con tutto il flusso dati che dobbiamo fare. Quindi scriviamo per il momento un semplice ciao. Salviamo. Ecco qua. Di fatto il grosso del lavoro per ora sulla file views è completato. So che sembra semplice, abbiamo scritto solo 3 righe di testo, eppure è più che sufficiente a ottenere un risultato. Praticamente abbiamo scritto una funzione che verrà invocata in qualche modo, che poi vedremo come, dal server. Passerà dei dati che per il momento noi ignoriamo, non utilizziamo. In compenso andrà a costruire, secondo un protocollo particolare, un messaggio da far tornare indietro al client. Questo messaggio conterrà per il momento una semplice stringa di testo. E per ora mi fermerei qui. Nel prossimo video vediamo invece come andare a creare il collegamento tra il server e questa view che abbiamo appena creato tramite il file urls.